Benvenuti a tutti, ben ritrovati in questa bella occasione, in questo teatro che è sempre un'emozione. E, ecco, oggi celebriamo, ricordiamo le due città, Castelfranco-Veneto e San Zenone degli Ezzelini, un grande artista a cui diamo omaggio e un giusto riconoscimento, Noè Bourdignon. Siccome l'attesa è stata non vogliamo ulteriormente ritardare l'attesa e anzi vi ringraziamo tutti. Passerei immediatamente la parola a chi è qui nel palco e in primo al sindaco di Castelfranco, anche presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. Prego. Eccoci qua. Buongiorno a tutti e benvenuti nel nostro piccolo scrigno. Il teatro accademico nostro è piccolo, ma ce lo definiscono tutti una bella bomboniera. Grazie. Da parte mia un saluto particolare a Don Dionisio, che vedo qui presente, al rappresentante del 51esimo stormo, a tutte le autorità. La soddisfazione grande per il sottoscritto è duplice in virtù dei due ruoli che rivesto. Da sindaco, celebrare Noè Bourdignon, eravamo partiti a ragionarlo ancora forse un paio d'anni fa, era prima del 2020, perché il centenario era nel 2020, e volevamo fare un qualcosa di bello, di area vasta, rendere possibile gustare la bellezza di questo pittore, estenderla a più soggetti possibili. E qui si innesta il secondo ruolo, quello del presidente di provincia, che siamo riusciti a coinvolgere tanti comuni, anche una provincia interprovinciale. E li cito perché i comuni sono, oltre a Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini, il comune di Altivole, la città di Asolo, la città di Bassano del Grappa, il comune di Cassola, il comune di Cartigliano, il comune di Castello di Godego, il comune di Loria, il comune di Maseri, il comune di Monfumo, il comune di Riese e il comune di Rosà. Facciamo un applauso a questi comuni. Perché vi è piena consapevolezza che lavorare in squadra si producono risultati migliori, più grandi, maggiori. Però è difficile, non è semplice centrare questi obiettivi. Metterli assieme tutti e 13, mettere assieme due province, secondo me è stato un risultato stratosferico e di questo sono veramente orgoglioso sia da sindaco che da presidente di provincia. Noè Bourdignon, 100 anni, 101, no? Che è morto, è stato un bel percorso iniziato da, ancora nel passato mandato dal mio predecessore, l'assessore alla cultura precedente a Roberta Garbuio, il professor Pivotti, che ringrazio qui presente, e non mi dilungo oltre perché tanti devono parlare di questa mostra che è e sarà bellissima. E a Castelfranco Veneto, dove oggi abbiamo fermento culturale, ieri abbiamo inaugurato un nuovo luogo deputato alla cultura, dove insomma c'è un'azienda che si è messa a disposizione per il restauro di opere, per curare mostre, abbiamo acquistato Palazzo Soranzo Novello, ci crediamo, vogliamo che ci sia cultura a disposizione dei cittadini e che sia di area vasta, perché Castelfranco Veneto ha tutte le potenzialità per fare quel salto in più che serve per diventare, tra le altre cose, una città culturale. Quindi io ringrazio tutti coloro che stanno lavorando assieme al sottoscritto perché ciò avvenga. Si fa a piccoli passi, questo non è un piccolo passo, questo è un doppio passo, oserei dire, quindi grazie a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Buona giornata a tutti voi. Sindaco, come ha già detto, è stata una mostra, grazie alla partecipazione di tutti, che ha visto una grande sinergia nel territorio e tra le amministrazioni. E quindi passerei la parola al sindaco, che insieme ovviamente al sindaco di Castelfranco ha lavorato a stretto proprio contatto e vicinanza per raggiungere questo obiettivo. Il sindaco di San Zenone degli Ezzelini, Fabio Marin. Buongiorno a tutti. È bello ricominciare, è bello ripartire così, a parte in questo luogo meraviglioso. Ringraziamo davvero
il Comune di Castelfranco per la disponibilità, ma è bello ripartire dalla cultura, è bello ripartire da Noè Bourdignon, anche per noi sanzenonesi, che non mi stancherò mai di ripeterlo. Noi ne siamo innamorati di Noè Bourdignon. Perché? Perché nel momento in cui cresci, vai a messa, entri in chiesa a San Zenone, inizi ad assaporare qual è la grandiosità di questo artista, perché ti ritrovi davanti i suoi affreschi, uno tra tutti, il Giudizio Universale. Allora ti rendi conto davvero che abbiamo un grande artista e che è giusto che oggi e da oggi si celebri in questo modo, e si celebri tra l'altro con una mostra molto importante che non coinvolge, come ha detto il sindaco del Comune di Castelfranco, non coinvolge solo il Comune di Castelfranco e il Comune di San Zenone, ma anche tanti altri comuni che prima ha citato e che davvero ringraziamo, comuni che hanno appunto opere del Bourdignon in loro chiese o ville. E però ci sono anche i partner che dobbiamo ringraziare, che sostengono e che partecipano e che collaborano a questa iniziativa. Ringraziamo la Regione del Veneto, ringrazio la provincia di Treviso e il suo presidente che è qui presente, ma ringraziamo anche gli sponsor, a partire dai main sponsor, Banca delle Terre Venete, Infoteam, Aliseo Group, e poi ci sono gli sponsor Imballi, Aertesi, Mazzon, Farmacia La Crinatese e CNA. Abbiamo anche un partner che è Radio Belle Monelle e Radio Birichina, che ci daranno una mano a fare promozione in tutto il territorio per questa grande mostra. Non voglio soffermarmi molto, ringrazio anche della presenza i familiari del Bourdignon che sono qui seduti da qualche parte, i quali vi chiedo di rivolgere un applauso perché sono stati davvero... Sono stati davvero fondamentali per riuscire ad organizzare questa mostra. Ringrazio la presenza anche della diocesi di Treviso e i padri armeni, perché sapete che a San Zenone ci sarà una sezione dedicata al rapporto che aveva Noè Bourdignon proprio con i padri armeni. Un ringraziamento, e poi lascio la parola alle vere anime di questa mostra, perché abbiamo i nostri assessori, noi siamo i sindaci, è vero, siamo quelli che arrivano con la fascia, abbiamo lavorato anche noi, però c'è chi davvero, davvero ci ha messo il cuore, ed è giusto che siano loro a parlarne con il cuore, ancora di più di quello che stiamo facendo noi. E ringrazio davvero Roberta Garbuglio, l'assessore Pivotti, con il quale era iniziata l'avventura, e la mia vice sindaca Stefania Zigliotto, che è con lei io non ero ancora sindaco quando abbiamo iniziato a parlare della mostra del Noè Bourdignon, ero presidente della Proloco, sindaco era quella persona che è lassù, che è Luigi Mazzaro, che saluto e ringrazio. E però Stefania appunto aveva iniziato a parlarmi della mostra ancora presidente della Proloco, e lì è iniziato questo cammino che ci ha portato ad oggi, purtroppo ad oggi, perché doveva essere fatta prima, ma a causa della pandemia così è andata. Ma l'importante è essere qui oggi e ripartire davvero alla grande. Grazie anche ai nostri uffici comunali che hanno lavorato, perché tante volte si parla degli uffici comunali, si pensa che non siano in grado di organizzare certi eventi, invece no. Abbiamo davvero dei grandi uffici, delle grandi persone che lavorano nei nostri comuni, e a loro davvero, che ci hanno messo anche loro l'anima, vi chiedo di rivolgere un applauso. E non mi resta che augurarvi un buon Noè Bourdignon a tutti. Grazie sindaco. Mi unisco quindi a quanto lei ha già richiamato per passare la parola al vice sindaco e assessore alla cultura, e non solo, Stefania Zigliotto. Dico non solo perché è una mostra che non coinvolge solo la cultura, ma anche la promozione del territorio, l'istruzione, la scuola, eccetera. Quindi a maggior ragione abbiamo gli assessori che da questo punto di vista ricoprono tutto ciò che attorno a Bourdignon potrà essere fatto e sarà fatto. Grazie. Buongiorno. A 3 giorni dalla proclamazione del Monte Grappa quale riserva della biosfera UNESCO, il nostro territorio, come nostro non intendo solo la provincia di Treviso, ma la regione Veneto, anche l'Italia, ci riserva un altro appuntamento importante e spero anche indimenticabile. Dopo la monografica del 1982 e la collettiva in cui Noè ebbe una sezione dedicata di 10 anni fa,
esattamente 10 anni fa, il 18 settembre 2011, venne inaugurata, e lo dico sperando che porti fortuna, si torna a parlare di Noè Bordignon. Si torna nuovamente a parlare, non solo in senso temporale, ma sotto una luce nuova e con una nuova sensibilità, cercando di riconoscergli, di dargli quel giusto riconoscimento nazionale nella mappa dei pittori e degli artisti dell'Ottocento e del Novecento che la critica coeva e la critica recente non gli ha negato. Se il nostro sforzo è stato teso a questo, Noè Bordignon ci ripaga regalandoci ancora bellezza ed emozione. E bellezza ed emozione sono regali preziosi in questo periodo in cui il nostro animo è stato sollecitato da sofferenza e da individualismo. Questo animo che vaga in questa società fluida alla ricerca di punti di riferimento. Ecco, l'arte di Bordignon, secondo me, questi punti di riferimento li può dare. E ci insegna a fermarci un attimo, a rimanere soli con noi stessi, a riflettere. E ci insegna l'arte a capire che nel mondo i sentimenti sono universali, a capire che l'uomo, di fronte a questa vita, che è meravigliosa ma qualche volta anche maledetta, reagisce alle stesse maniere e sente alla stessa maniera, seppur con mille sfaccettature diverse. Quindi l'arte ha questa funzione salvifica, rigenerante, di collante e anche di rinsaldamento della comunità, del senso di identità. In particolare l'arte di Noè Bordignon ci ha ancora il potere di farci meravigliare, di farci rapire, e di renderci per un momento anche migliori di quanto un attimo fa eravamo. Allora, se nei prossimi giorni, nelle prossime settimane voi riuscirete a venire alla mostra nelle due sedi, ma anche lungo gli itinerari degli affreschi, vi invito a fare una cosa: fermatevi davanti a un'opera d'arte, magari quella che vi ispira di più, provate a chiudere gli occhi un attimo, e sono sicura che riuscirete a sentire ancora le grida gioiose dei bambini dei dipinti del Noè Bordignon, i canti delle donne, delle madri, delle fanciulle che lui sapientemente riuscì a rappresentare. Riuscirete a sentire le campane delle sue amate chiese, riuscirete a percepire la durezza del lavoro dei campi, ma la solidità dei valori della cultura contadina. E io sono sicura che se vi concentrerete ancora un po', riuscirete a sentire il profumo inconfondibile e insostituibile della sua e della nostra amata terra. Grazie. Passiamo quindi adesso idealmente il testimone all'assessore alla cultura del Comune di Castelfranco, l'avvocato Roberta Garbuio. Sì, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Inizio con un ci siamo perché finalmente il giorno tanto rimandato e più volte rinviato è arrivato. Ed è arrivato veramente grazie ad un magico lavoro di squadra tra due amministrazioni e tra un personale eccezionale. Abbiamo fatto soprattutto nelle ultime settimane un lavoro incessante e intenso, e sia da parte dell'organizzazione di Villaggio Globale, sia da parte dei curatori, che ringrazio, la dottoressa Carata e il dottor Mazzocca, da parte degli operatori del teatro, ma in modo particolare vorrei veramente chiamare uno a uno quelle persone che hanno lavorato con dedizione e cuore e ininterrottamente, con mail che si succedevano ogni secondo, con botta e risposta, però siamo giunti alla fine. E quindi ringrazio veramente il dirigente, il dottor Mastrangelo, e la dottoressa Rebellato di San Zenone, ringrazio il direttore Melchiorre, ringrazio l'allestitore, l'architetto Zanella, Marta Favaron e Loriana Caon del Museo di Castelfranco e Alessia Comin per quanto riguarda l'amministrazione di San Zenone.
Ringrazio, grazie. Ringrazio ovviamente la provincia di Treviso, la regione del Veneto e tutti gli sponsor. Permettetemi però un ringraziamento particolare a uno sponsor, Banca Tarre Venete, che ha creduto veramente con il cuore anch'essa in questa iniziativa, non solo sostenendola, ma entrando anche proprio come partner diretto, attore diretto della mostra, rendendosi disponibile anche a fornire i biglietti per le due sedi presso le sue filiali e valorizzando, oltre all'arte pittorica e frescata dell'artista Noè Bourdignon, l'arte musicale e culinaria, valorizzando gli istituti di Castelfranco che rappresentano delle eccellenze, ovvero il Conservatorio Stefani, che ringrazio, e l'Istituto Alberghiero Maffioli, che ringrazio anch'esso, che dovrebbe essere presente il dirigente Zavattiero. E quindi non posso che ringraziare tutte le amministrazioni che hanno partecipato e condiviso il progetto. Un esempio veramente di come una politica di iterazione, collaborazione, renda veramente forte il nostro territorio, la nostra provincia e anche proprio il Veneto e l'Italia tutta. Ringrazio il dottor Pivotti, che è stato lui stesso ad ideare nel 2019 questa mostra e che me l'ha lasciata in eredità. Una mostra che porta il valore culturale di Noè Bourdignon, che è, come è già stato detto anche dal vice sindaco Zigliotto, è un interprete, un testimone della nostra identità territoriale. È un mix di costumi, di valori, di ritmi, di paesaggi e veramente di profumi, dove noi tutti ci riconosciamo e fondiamo le nostre radici. Una mostra che, come sapete, è disposta nelle due sedi, la sede nativa e dove è deceduto Noè Bourdignon, e però non bastava, abbiamo voluto arricchirla anche con l'esposizione di alcuni disegni preparatori sempre dell'artista, e in questo modo abbiamo anche inteso valorizzare l'importante patrimonio culturale che abbiamo nel nostro archivio di Castelfranco Veneto. Infine, per valorizzare anche l'arte frescante del Bourdignon, sono stati creati degli itinerari, grazie all'ottimo lavoro svolto dal dottor Mondi, che ringrazio. E l'aspetto che mi piace di più nel nominare gli itinerari è proprio quello che, se la mostra terminerà a gennaio, gli itinerari rimarranno a disposizione per tutti i cittadini, per tutti i turisti, per sempre, perché fanno parte del nostro immenso patrimonio culturale. A fianco degli itinerari abbiamo anche creato nei vari comuni degli approfondimenti, grazie alla diocesi di Treviso ed in particolare a Don Paolo Barbisan, dove andremo veramente a creare degli eventi di approfondimento nelle varie chiese e nelle varie sezioni delle amministrazioni partecipanti. Un invito quindi alla visita di questa importante iniziativa culturale, che sicuramente avrà degli effetti importanti anche dal punto di vista turistico, e per un vero rilancio sia appunto dell'aspetto culturale e turistico, perché è rimasto per troppo tempo silenzio. Grazie a tutti e vi auguro una buona giornata. Grazie. Adesso introdurrei il professor Pivotti, Franco Pivotti, che è assessore all'istruzione, ma come è stato ricordato ha iniziato questo percorso che, diciamo, di avvio e di valorizzazione di Noè Bourdignon. Le mie saranno personalissime impressioni, ovviamente avendo un po' dato l'avvio insieme all'assessore Stefani Sanzenone a questa mostra, però ci potrà essere anche un apporto ulteriore nel mio ruolo, ovviamente attuale ancora, di assessore all'istruzione. Buona giornata a tutti. Finalmente è la parola che mi sento di dire per questa mia breve allocuzione.
in occasione dell'apertura di questa mostra di Noè Bourdignon, perché da quando è iniziata l'intrapresa sono passati quasi 3 anni, tanto è vero che non è più il centenario ma il 100+1, e da quando prese corpo l'idea di una grande mostra per il centenario della Mostra dell'Artista. L'idea che subito fu condivisa dall'amministrazione di San Zenone e da tanti altri comuni che vedo qui rappresentati dai sindaci era quello di un progetto che coinvolgesse tutto il territorio dove il pittore aveva vissuto e lasciato importanti testimonianze della sua arte, e senza dubbio il tratto più significativo della mostra che andiamo a inaugurare è questo. Questa mostra, a mio parere, è un omaggio doveroso della sua terra, l'attività artistica, e Castelfranco Veneto, vi lo dico, dovrebbe avere maggiore attenzione per questo pittore, perché al di là dei suoi soggiorni romani, veneziani, del buon ritiro sulle colline di San Zenone, ha sempre mantenuto uno stretto legame con la città di origine. Quindi forse una via o poco più è poca cosa per celebrare questo nostro concittadino. Quindi Castelfranco Veneto forse dovrebbe partire da questo centenario per dare maggior lustro a questo nostro grande pittore. Anche un visitatore non esperto di arte trova nella mostra, nei dipinti di Noè Bourdignon, una possibilità di avere delle emozioni, di essere incuriositi. Tutti possono capire la sua maestria di disegnatore, di ritrattista, di decoratore nei numerosi affreschi che ha lasciato in giro per i nostri paesi. 3 personalissime, ripeto, impressioni. Davanti alle sue opere, nel laminare anche i più piccoli particolari, si può stare per molto tempo. E io l'ho fatto. E sono 3 personalissimi spunti di 3 opere esposte al Museo Casa Giorgione. 3 ragazzi che giocano festosi alla mosca cieca nella campagna romana, mi sono soffermato sul volto del ragazzotto dal volto rubicondo. E lì mi è parso di vedere il volto di Ninetto Davoli. Chi lo ricorda ancora vivo? Quel grande attore caratteristico romano di grandi film di Pasolini. Guardatelo bene, sembra lui. Come non restare poi assorti dal volto della madre nell'altro celeberrimo quadro che abbiamo voluto a Castelfranco e che vorremmo restasse a Castelfranco come la mosca cieca, che era Pappa il Fuoco. E io mi sono chiesto, guardando quel volto della madre che sembra un po' teso, ma in effetti è teso a fare cosa? È teso a centrare col filo la cruna del lago. E nessuna fotografia, anche oggi con le tecniche più moderne, riuscirebbe a immortalare quel momento. E poi che dire della scenetta integrante delle donne e dei 2 uomini davanti alla tomba del Canova? Di cosa parleranno? Di cosa mai si diranno? Momenti, emozioni che solo l'arte può dare. Concludo con un breve accenno comunque all'apporto che ancora oggi posso dare alla buona riuscita della mostra nel mio ruolo di assessore alla scuola. In accordo con Roberta e anche con l'assessore giovane al turismo, stiamo programmando una serie di iniziative che favoriscono la partecipazione delle scolaresche, non semplice in questa emergenza determinata dal Covid. Ma io penso che al di là del valore pittorico dell'artista, nelle sue opere i ragazzi, i professori, possono trovare spunti interessanti su com'era la nostra società di un tempo e la vita quotidiana delle nostre genti a cavallo dell'Ottocento e Novecento. Ringraziando tutti coloro che hanno reso possibile questa impresa in questa difficile congiuntura pandemica, auguro a tutti voi una splendida giornata nei luoghi attraversati dalla maestria del nostro pittore. Grazie. Grazie, Assessore Pivotti. Passerei ora la parola alla Regione del Veneto, alla Regione che ha avuto un ruolo determinante, direi un'attenzione e un aiuto irrinunciabile per la mostra. Una mostra che, come abbiamo visto, coinvolge più comuni, in primis ovviamente le 2 sedi ospiti, ma non solo,
e soprattutto due province della regione stessa, quindi un valore sicuramente aggiunto alla cultura, al territorio, che la regione sa da sempre cogliere. Passo quindi la parola al consigliere della regione del Veneto. Buongiorno Tommaso a tutti. Tommaso Razzolini, scusatemi. Grazie, buongiorno a tutti. Ringrazio l'amministrazione comunale con il suo sindaco di casa di Castelfranco Veneto, Stefano Marcon, e anche l'amministrazione di San Zeno degli Ezzelini con il sindaco Fabio Marin e tutti i sindaci e le amministrazioni presenti. È un piacere essere qui oggi con voi, perché lo ero anche in provincia di Treviso alla conferenza stampa. È veramente importante e significativo valorizzare la cultura che il nostro territorio offre e che ne è veramente ricco. Forse a volte il nostro problema è che, vivendo in un paesaggio, in un territorio che offre veramente tanto, a volte non ci si rende conto delle varie particolarità che esistono e che ci sono. Però insomma, queste mostre vogliono proprio puntualizzare e sottolineare l'importanza di queste opere qui. Lo diceva prima, è una mostra che coinvolge molti comuni, molte amministrazioni, due province, e questo è fondamentale, perché oggi bisogna lavorare soprattutto in promozione culturale e turistica, per poi alla fine indubbiamente questa mostra vuole anche attirare le persone che da fuori comune, da fuori territorio vengono qui a Castelfranco, ma poi c'è tutta una rete anche con le chiese, quindi su tutto il territorio, a vedere e a conoscere cosa offre questa spettacolare mostra. E quindi è importante appunto creare una sinergia tra tutto il territorio. Una mostra che parla della storia, della cultura, della marca trevigiana, dell'area appunto di Castelfranco, l'area di San Zenone, ed è importante perché fa scoprire, fa conoscere magari anche ai più giovani quello che si era una volta, perché lo dicevo anche in provincia, se si è consapevoli dove sono le nostre radici, dove affossano le nostre radici, allora ci sarà sicuramente anche un futuro, una visione futura, ma bisogna essere veramente consapevoli di tutto ciò. Per questo, anche a nome della Regione Veneto, ringrazio le amministrazioni comunali che si sono date da fare. Qui siamo anche su un'area un po' più a sud, ma insomma tanti comuni che fanno parte di questa mostra. L'altro giorno hanno portato a casa anche un altro risultato, che è quello della biosfera del grappa e quindi dell'UNESCO, quindi anche questo è un segnale che è un territorio in fermento, che si muove, che vuole comunque essere protagonista di una valorizzazione territoriale ma anche culturale, e questo è un bel mix per promuovere tutto ciò. E quindi un ringraziamento veramente a tutti quanti voi per l'impegno che state dedicando per la nostra provincia e per la nostra regione. Grazie. Razzolini. Passerei la parola a padre Sero Priamurlian della congregazione armena mechitarista, e mi permetto anche di ringraziarlo per aver consentito non solo di studiare e di presentare al pubblico e a voi per primo, che li potrete godere dopo in visita, alcune opere che non si erano mai esposte in un contesto così ampio, e soprattutto di creare una sezione anche particolare in omaggio a San Zenone degli Ezzelini. Prego, padre. Gentili autorità, pregiatissimi organizzatori, stimati ospiti e partecipanti convenuti, la congregazione mechitarista è sinceramente onorata di trovarvi oggi coinvolta nella realizzazione di questa mostra esposizione dedicata all'arte di Noè Bourdignon nel centenario della sua morte e differita di un anno per le ragioni ben note. Lo stesso è accaduto a una nostra dedicata alla celebrazione di una ricorrenza a San Lazzaro, il bicentenario della nascita di padre Raymond Alichan, una delle figure più rappresentative e poliedriche della congregazione, che Bourdignon conobbe e ritrasse in due dipinti, dei quali il più significativo è esposto insieme ad altre opere nella sede di Villa Marini Rubelli a San Zenone.
Dobbiamo dire con soddisfazione che la presente circostanza dell'allestimento della mostra sul grande pittore veneto, grazie anche al particolare interessamento del dottor Marco Mondi, che è entrato in contatto con noi, ci ha permesso di riprendere conoscenza di alcune interessanti opere e disegni dell'artista legati a San Lazzaro e ha offerto preziosi spunti e suggerimenti alle ricerche, ci ha spinti a riprendere in mano e approfondire la storia del suo rapporto con i padri meghitaristi di Venezia, la committenza di alcuni lavori di approfondire la storia di importanza strategica della sua valorizzazione, del carisma fondativo della congregazione, sino al rapporto personale maturato, approfondito negli anni, in particolare con alcuni padri, quale autentica relazione di amicizia e spirituale affinità. Si sono ricoperti così i contorni di un rapporto che, mentre rappresenta un capitolo ancora poco conosciuto e studiato della vita e attività dell'artista, esprime il cuore profondo della sua sensibilità e produzione pittorica, la sua umanità intimamente legata ai luoghi, tempi e ritualità della vita della Campania veneta, la fede semplice e genuina che nell'arco della sua esperienza artistica lo accompagnò sempre e il modo in cui questa interagì portando luce e consolazione nel dolore dei momenti più bui della sua vita. Un rapporto che rappresenta anche simbolicamente un incontro, quello tra la cultura e la sua espressione artistica e la fede vissuta dalla Chiesa in una delle sue espressioni più tipiche e caratterizzanti, quali la sequela di Cristo nella realizzazione dei consigli evangelici, nel vissuto di un istituto di vita consacrata, che con la sua presenza a Venezia dal 1715 venne a costituire una delle molteplici sfaccettature e ricorse e risorse della città lagunare nel suo ruolo di mediazione e collegamento fecondo con le culture e civiltà dell'Oriente. E San Lazzaro, in Oriente, proiettò anche Bordignon, che dipinse opere a soggetto sacro legate ai santi e alla storia della Chiesa armena delle origini, anche per le chiese di diversi centri meghitaristi nell'Armenia occidentale oppure nell'Armenia sotto il dominio ottomano, opere purtroppo disperse a seguito dei tragici eventi del genocidio del popolo armeno in quelle terre nel 1915, che costarono 7 martiri tra i padri della congregazione e delle tormentate vicende che ne seguirono negli anni immediatamente successivi. È un capitolo, quello della vita di Bordignon, nel suo rapporto con la congregazione meghitarista, che pone ancora stimoli e interrogativi oggi. Sulla fede cristiana, quale principio ispiratore dell'arte, e sulla Chiesa, che non può e non deve rinunciare nell'inseguire un'idea di povertà santa, ma non raramente falsata da facili abbagli di apparenze retoriche e mode del tempo, a investire ancora nella cultura e nell'arte per essere ancora fonte di ispirazione, di bellezza come bene comune e di inestimabile nutrimento dello spirito umano. Auspichiamo dunque che questa nuova esposizione contribuisca alla riscoperta e conoscenza di un artista veramente grande e insieme alla riflessione sul rapporto fecondo e prezioso tra arte e fede, quella fede che ancora ne abbiamo avuto recentissimo riscontro proprio a San Zenone, parla al cuore della gente veneta e offre loro ancora chiavi di intelligenza a tanta bellezza. Grazie. È stato detto, la mostra non è soltanto una mostra, ma è un progetto culturale con l'opportunità e il lavoro che è stato svolto per la creazione di questi itinerari.
dedicati a Noè Bourdignon. Per fare questo, determinante, come è già stato ricordato, il supporto e la presenza e la collaborazione dei comuni, ma irrinunciabile altrettanto anche la collaborazione delle due diocesi di Treviso e di Vicenza. Abbiamo qui con noi Don Paolo Barbisan, della diocesi di Treviso, direttore dell'Ufficio d'Arte Sacra e Beni Culturali, che ringraziamo perché non è la prima volta e ancora una volta ci ha accompagnati e ha collaborato in questa sfida, ma anche una grande opportunità. Prego. Buongiorno a tutti, lo dico ogni volta che ritorno a Castelfranco, è sempre una gioia per me perché qui ho svolto un po' di ministero pastorale anche con Don Dionisio. E ecco, credo che questo processo culturale che dà origine a questa mostra, prima di tutto metta finalmente i riflettori su una figura importantissima, aggiornatissima per la sua epoca, che è Noè Bourdignon, e purtroppo sempre un po' relegata in questi ultimi anni. Ecco, a una sorta di provincialismo. Finalmente la mettiamo al centro, questi due comuni insieme con i comuni qui presenti, ecco, hanno fatto questa operazione importante per dare un giusto riconoscimento a questa figura. Noè Bourdignon l'abbiamo già sentito, un pittore assolutamente, potremmo dire, intriso di spiritualità. Ecco, è interessante scoprire come nei suoi quadri, come è già stato detto d'altronde, si respiri una spiritualità semplice, popolare, ma anche una spiritualità che sa essere magniloquente, monumentale, soprattutto quando questo pittore si accinge a questi programmi iconografici presenti nelle nostre chiese attraverso gli affreschi. Ecco, devo dire che quindi Noè Bourdignon si fa il portatore, potremmo dire, dei valori della tradizione cristiana, sì, ma anche della tradizione veneta. È, se vogliamo, e senza abusare del termine, un pittore dell'identità veneta, potremmo dire. E in questo Noè Bourdignon diventa anche un pittore, mi viene da dire, ecumenico. Ecumenico perché mette insieme, secondo me, le forze migliori di un territorio che vengono dalla sua tradizione, che vengono dal presente, dalla sua imprenditoria, che vengono anche appunto dai valori fondanti che portiamo nel cuore, che sono valori di libertà, che sono valori di tolleranza, che sono valori di rispetto, di carità, di attenzione a chi sta peggio, che secondo me oggi più che mai devono così essere scolpiti nel nostro cuore, vedendo anche le situazioni che abbiamo sott'occhio nel pianeta. Quindi ringraziamo il cuore. Vorrei aggiungere anche un altro aspetto. Noè Bourdignon è anche un pittore ecologico, no? Un pittore che ci invita a come potremmo dire, a gustare alcuni paesaggi, alcune situazioni straordinarie della nostra campagna veneta, che in parte si sono anche conservate e che quindi ci insegna anche a gioire e a stare attenti, a custodire questa campagna veneta che in molti lacerti, ecco, anche qui a Castelfranco, anche nei comuni vicini, si conserva. La nuova proclamazione della biosfera del Grappa è, se vogliamo, anch'essa dentro a questa preservazione, a questa però anche valorizzazione di questo ambiente straordinario che ha fatto la nostra cultura e che trova in Noè Bourdignon un ottimo e un eccellente portavoce. Grazie. Chiedo ora di salire sul palco e di raggiungerci il consigliere Domenico Girardi di Banca delle Terre Venete per un saluto e lo ringraziamo ancora insieme agli altri sponsor ovviamente che hanno sostenuto e accompagnato questa iniziativa. Buongiorno,
Un breve saluto certamente lo porto da parte di tutta la banca, da parte del Consiglio di Amministrazione, del Presidente Sasso e del Vicepresidente Pignata. Dirò solo due parole, noi siamo arrivati un po' da ultimi, no? Perché è a luglio che abbiamo scoperto di questo bellissimo progetto, siamo però rimasti subito entusiasti e abbiamo aderito per dare un segnale che crediamo anche importante. Noi, Banca delle Terre Venete, probabilmente qualcuno sa, qualcuno no, ma insomma di fatto è il risultato di una fusione fatta dal Credito Trevigiano, una banca locale che opera in tutto il territorio a cui si rivolge questo bellissimo evento. La novità è che abbiamo fatto una fusione, abbiamo fatto un percorso anche noi abbastanza come dire, coraggioso, così come coraggioso era a luglio pensare di fare la mostra, perché ancora non era chiarissimo come sarebbe andata a fine col Covid, anche noi abbiamo avuto il problema del Covid, abbiamo fatto un percorso di integrazione per diventare una banca solida, ma il nostro obiettivo è di rimanere banca del territorio, per cui questo era un evento ideale per poter dare il massimo della disponibilità possibile. E quindi mi piace ricordare quello che ha detto prima il sindaco, per me il paradigma molto importante di questa mostra, oltre alla bellezza in sé, a quanto tutti hanno già detto finora, insomma, su, peraltro Noè Bourdignon per Castelfranco è particolare, così come per me che sono di Castelfranco, insomma c'è una storia abbastanza lunga, insomma, anche vicina, e anche vicina, insomma, di quello che è stato anche alcuni dei quadri citati prima proprio, no? Che era un tempo a Castelfranco e spero che tornino. Ma al di là di questo, il paradigma citato prima, cioè il fatto di mettere insieme, al di là del campanile, territori più vasti, energie per poter fare qualcosa di più importante, è quello che ha anche guidato le nostre ultime scelte. Nel mettere insieme queste energie, noi adesso siamo la maggiore BCC del gruppo ICREA nel Triveneto, però al di là di questo il punto che non dobbiamo perdere, che non vogliamo perdere, è la vicinanza al territorio e il supporto che possiamo dare al territorio, così come mi sembra che uno dei principali, insomma, motivi anche di questa grande collaborazione che c'è stata in questo caso sia poi abbia lo stesso, la stessa finalità. Per cui grazie ancora a tutti, grazie agli organizzatori e buona visione della mostra. Grazie molto. Ringrazio quindi anche insieme ovviamente a Banca delle Terre Venete e il consigliere che abbiamo appena sentito, anche Marco Serraglio per InfoTeam e Francesco Boaro per Aliseo Group. Adesso passo la parola a chi dal punto di vista scientifico, di conoscenza e di studio ha seguito, curato la mostra, il catalogo della mostra che vedrete poi di persona. Credo non servano grandi presentazioni per il professor Fernando Mazzocca, che è uno dei più grandi studiosi che abbiamo qui in Italia e soprattutto per la pittura e l'arte dell'Ottocento ha sempre avuto un occhio di riguardo e ha colto da subito l'attenzione e l'importanza di realizzare questa iniziativa. Prego, professore. Buongiorno a tutti, sono molto lieto di essere qui tra voi in questa occasione, anche perché sono di origine veneta, proprio mio padre era qui, è nato vicino a Castelfranco, quindi per me è un po' come, anche se poi la mia vita si è svolta tra la Toscana e Milano, un po' Venezia, e tornare un po' a casa alle origini. È per questo che ho quindi accettato con grande piacere l'invito rivoltomi al Villaggio Globale di partecipare a questa iniziativa che direi coraggiosa, in qualche modo di controtendenza rispetto a
quindi il vezzo poi di dedicare anche in provincia le mostre, quindi ai soliti grandi nomi. Questa mostra secondo me invece sarà una tappa importante per la conoscenza di un episodio fondamentale, imprescindibile, della cultura figurativa veneta nella seconda metà dell'Ottocento e soprattutto anche l'occasione per riparare a un'ingiustizia e riaccendere i riflettori su un pittore che era un po' sfuggito quindi al mondo quindi degli studi, al mondo della valorizzazione dell'Ottocento, che negli ultimi decenni è stato veramente fondamentale. Infatti, se pensiamo a Noé Bourguignon e se pensiamo ai suoi pittori, suoi contemporanei, personaggi con cui lui ha avuto anche dei rapporti precisi, a lui non è stato riservato il trattamento che è stato invece riservato ad altri protagonisti come Giacomo Fravetto, Luigi Ciardi, Guglielmo Ciardi, Luigi Nono o Ettore Tito, tutti pittori a cui sono state dedicate delle mostre importanti e soprattutto sono stati studiati in maniera profonda perché a ciascuno di loro è stato dedicato un catalogo generale della loro opera. Questo invece non è avvenuto per Bourguignon, qui sono state dedicate solamente poche frasi, per esempio nei due volumi molto importanti dell'Electa del 2003 dedicati alla pittura nel Veneto nell'Ottocento, e la stessa un po' attenzione distratta è stata riservata anche in occasione della mostra più importante recente sulla cultura figurativa della seconda metà dell'Ottocento veneto, cioè la mostra di Treviso del 2004, Ottocento Veneto, il tirofo del colore, dove rispetto agli altri che ho citato comparivano solamente delle due opere, le uniche opere in qualche modo note, la Mosca cieca del 1873, anzi la data precisa è stata riscoperta in questa occasione, e poi La pappa al fuoco del 1895, un quadro che la Mosca cieca è una sorta di grande esordio in cui lui si pone all'attenzione nazionale, perché è un quadro fatto a Roma. Il 1895 invece l'anno della Pappa al Fuoco è un anno particolare per Noé Bourguignon che vorrebbe con questo quadro affermarsi sulla ribalta internazionale della Biennale di Venezia, e sappiamo com'è andata, cioè che questo quadro, come dice lo stesso Bourguignon, è stato barbaramente rifiutato. Queste quindi erano solamente le due opere quindi note, comunque agli studi più divulgati, però bisogna rivelare una sorta di anomalia. In occasione della mostra che vi ho citato del 2004, l'Ottocento Veneto, il trionfo del colore, proprio la copertina del catalogo della mostra era vi era riprodotto quindi quella appunto Mosca cieca, che è riprodotta nel catalogo anche della nostra mostra. Però e quindi era una implicita ammissione della grandezza dell'artista, della qualità della sua pittura, che però comunque continuava a rimanere poco nota al di là degli studi di Mondi, che poi parlerà dopo a conclusione di questa nostra presentazione, a cui va dato sicuramente il merito di aver in qualche modo portato avanti gli studi e in qualche modo la valorizzazione di un artista che però non decollava mai a livello nazionale,
come spero che avverrà con questa mostra, grazie anche alla qualità, all'importanza scientifica del bel catalogo. E questa mostra, questo evento, in qualche modo quindi ci impone di capire del perché della sfortuna di Bourdignon. Una sfortuna che in qualche modo viene sancita, inizia col rifiuto del suo quadro alla Biennale. Vi accorgerete, andando in mostra anche qui a Castelfranco, dell'importanza che Bourdignon attribuiva a questo quadro, che sarebbe importante che poi rimanesse qua, che rimanesse quindi in qualche modo esposto al pubblico in un museo. È un quadro che rispetto agli altri ha delle dimensioni diverse. Le figure sono grandi al vero, quindi ha le dimensioni, pur essendo un soggetto legato alla pittura di genere, da quadro di storia, quindi quello che tradizionalmente era considerato il genere maggiore. E quindi con un quadro del genere Bourdignon era sicuro quindi di sfondare alle Biennali, così come aveva avuto un successo con quadri simili in varie esposizioni internazionali dove era stato anche quindi premiato. E invece questa volta c'è questa delusione cocente, probabilmente dovuta al fatto che la Biennale, la prima Biennale, gestita da il sindaco di Venezia Fradeletto, però con il contributo di Ettore e Tito, però anche da Parigi di Boldini, punta tutti i riflettori su una pittura mondana di gusto internazionale, quindi con soggetti, con uno spirito assolutamente diverso da quella che è la pittura di Bourdignon o da un quadro del genere, questa cruda scena di povertà che probabilmente non poteva essere apprezzata quindi alla Biennale, dove c'erano i grandi ritratti o le scene mondane alla Boldini. E quindi in qualche modo Bourdignon poi viene anche dimenticato dagli studi successivi, dalla valorizzazione che tra le due guerre si ha dell'Ottocento, a cui partecipano anche i pittori veneti sopracitati, e viene quindi dimenticato, penalizzato, probabilmente proprio per questa sua, per una sua unicità. Un'unicità che ha destato il nostro interesse e che invece allora fa sì che venga in qualche modo dimenticato. Perché se nelle visioni d'insieme dell'Ottocento Veneto erano solamente frettolosamente ricordata la sua pittura di genere, le sue scene di vita popolare come La Mosca Cieca e Pappa al Fuoco, viene invece assolutamente dimenticato quello che è l'altro versante, che forse è il versante anche più importante della sua attività pittorica, che è l'attività di frescante, che ha lasciato delle straordinarie testimonianze nelle chiese quindi del territorio tra Castelfranco e Bassano. Però Bourdignon, che era riuscito ad andare a formarsi, lui figlio di un umile sarto di campagna, all'Accademia di Venezia, grazie al sostegno del comune di Castelfranco, di alcuni appunto cittadini facoltosi della sua città, vuole attraverso questa attività di frescante restituire a un territorio che lui ama, vuole pagare un tributo di riconoscenza dedicandosi quindi a questo tipo di pittura. E come mai appunto questa particolare quindi vocazione di pittore sacro, che sembra qualcosa di molto diverso rispetto invece a questa pittura
di genere, che è presente invece scene di vita moderna, scene della vita di tutti i giorni. E Bourdignon probabilmente trova un terreno favorevole a questa sua vocazione, a questa sua di pittore sacro, a questa impegnativa attività di frescante, perché insomma affrescare è qualcosa che anche dal punto di vista della tecnica, dell'impegno, è molto più totalizzante, pesante e impegnativo della pittura ad olio, della pittura da cavalletto. In qualche modo Bourdignon trae ispirazione da alcuni artisti che in questo campo l'avevano preceduto. Pensiamo a un fenomeno straordinario che caratterizza la pittura nel Veneto tra il 1820 e il 1859, che è l'attività di frescante in quasi tutta la regione, però concentrata soprattutto nel territorio bellunese, di un grande artista che in un certo punto era stato anche una sorta di compagno e rivale del grande Heitz, come Giovanni de Min. E de Min sicuramente è un modello per Bourdignon. Probabilmente bisognerebbe fare degli itinerari analoghi anche per de Min, rilanciare anche de Min, che appunto è un pittore da fresco straordinario per la sua visionarietà, per la sua originalità, è molto aggiornato, e tale lo è anche Bourdignon. Una tecnica straordinaria legata anche a una preparazione specifica, e questo lo possiamo vedere osservando in mostra alcuni disegni. I disegni di Bourdignon per me sono stati una sorpresa, sono dei disegni veramente quindi straordinari, che vediamo come appunto questa pittura da fresco, una pittura da fresco quindi molto studiata, molto meditata. Però c'è qualcos'altro che, a cui bisogna pensare per capire questo fenomeno così molto particolare. E attraverso l'attività di pittore sacro, di pittore da fresco, Bourdignon in qualche modo diventa la voce della cultura cattolica che caratterizza nell'Ottocento questa regione. Cultura cattolica che poi credo abbia lasciato un grande segno anche nella cultura veneta più attuale del Novecento, no? Pensiamo anche a che il Veneto è stata una fucina anche politica per un certo tipo di impegno cattolico. Quindi Bourdignon in qualche modo diventa la voce quindi della religiosità o dell'organizzazione della Chiesa tipica di questa regione, dove erano stati in qualche modo emarginati e aboliti gli ordini religiosi, e quindi l'iniziativa era di organizzare la società dal punto di vista spirituale, era demandata alle parrocchie. Nell'Ottocento ci fu un'organizzazione straordinaria delle parrocchie, parrocchie che erano vocate non solo alla evangelizzazione, ma anche in qualche modo all'aiuto di una classe contadina che allora versava in forti difficoltà. Poi nasce nel Veneto una sorta di cattolicesimo sociale che si espresse attraverso vari tipi di organizzazioni di tipo bancario, di tipo solidale, di tipo anche diciamo sindacale, no? Che in qualche modo ha cercato quindi di essere guida non solamente spirituale ma anche materiale di questo ceto contadino, di cui poi Bourdignon nei suoi quadri testimonia anche la vita di giorni, la difficoltà di andare avanti, di vivere,
di cui testimonio una condizione di estrema miseria che porta poi anche all'emigrazione. Infatti uno dei quadri più belli di Bordignon, ora esposto a San Zenone, è intitolato Gli emigranti per l'America, e quindi una delle rare testimonianze della pittura italiana, il suo quadro più grande, forse anche dal punto di vista delle dimensioni, dedicata quindi a questo problema, a questa piaga dell'immigrazione che nel Veneto di fine Ottocento è molto quindi sentita. Quindi, per concludere, il Bordignon che evangelizza attraverso i suoi affreschi commissionati da questi parroci impegnati i contadini veneti, e il Bordignon che in qualche modo si fa rappresentante ed esprime in quadri molto commoventi la loro difficoltà di vivere, il loro dolore. Bordignon è un po' un pittore dei vinti, quindi un po' come molto di più degli altri pittori di quell'epoca che rappresentano le stesse scene, perché Bordignon conosce la realtà contadina e sa esprimerla come altri pittori non sanno fare. Bisogna pensare alla letteratura, addirittura a un Verga, per trovare una serietà di rappresentazione così asciutta, così oggettiva, così anche partecipe del mondo contadino come appunto in Bordignon. Alcune scene sembrano anticipare, non so, addirittura poi quello che verrà al cinema con l'albero degli zoccoli di Olmi. Del resto anche lui quindi un regista cattolico che poi era molto legato a queste terre che abitava ad Asiago. Quindi questo modo di partecipare di Bordignon quindi alla vita, al dibattito non solo culturale ma sociale del suo tempo, da una parte Bordignon è un pittore verista che partecipa quindi alla quella rivoluzione che era iniziata con i Macchioli, di rappresentare in maniera più diretta, più partecipe, quindi la realtà di tutti i giorni attraverso una pittura che era poi sperimentata in plein air, e questo lo vediamo molto bene appunto nella Mosca cieca, che sembra un quadro macchiaiolo. E dall'altra Bordignon dice che sperimenta attraverso la pittura sacra e anche la pittura di genere nuovi contenuti. E un pittore che riflette su quello che rappresenta, e soprattutto questo sullo sfondo quindi di una società che cambia, di una società che è la società dell'Italia post-unitaria, che è in grandi difficoltà che ricadono in quelle classi umili che la Chiesa in qualche modo cerca anche di rappresentare. Il 1891 è l'anno delle famose encicliche Rerum Novarum di Papa Leone XIII, e in qualche modo la pittura di Bordignon corrisponde a questa ansia della Chiesa di partecipare quindi alla vita di tutti, di inserirsi nel sociale. Una Chiesa che nel Veneto nell'Ottocento è rappresentata da due grandi papi molto diversi tra di loro, il bellunese Gregorio XVI negli anni della Restaurazione e Papa Pio X negli anni più vicini a Bordignon, un papa che Bordignon addirittura anche ritratto, un papa per cui era molto importante l'attività pastorale, però anche la solidarietà verso le classi umili, perché come Bordignon anche Papa Sarto nasce in queste zone, a Riese, e sa quello, sa bene le difficoltà di vivere. Quel Papa, che era stato prima
patriarca di Venezia, e come patriarca di Venezia aveva posto il suo veto a che nella Biennale del 1895 venisse esposto un grande quadro, che poi fu il grande successo di quella Biennale, che era un dipinto di un pittore piemontese grosso intitolato Supremo Convegno, dove era la scena veniva in una chiesa, però non era una delle quelle chiese che ha rappresentato anche Bourdignon, no? Quelle chiese frequentate dal popolo, ma era una chiesa che in qualche modo veniva sconsacrata da una scena terribile, perché al centro c'era la bara aperta di un vecchio libertino circondato da delle donne nude che il giravano intorno, quindi intitolato quindi in maniera beffarda Supremo Convegno. Il patriarca, il futuro Papa Pio X, si oppose alla sua esposizione, il suo diktat non fu accettato e il quadro fu un grande trionfo. Poi, per l'ironia della sorte, andò distrutto durante un viaggio mentre era esposto in un transatlantico di lusso. Quindi una biennale che era tutta proiettata in questa dimensione non poteva che rifiutare la pappa al fuoco di Bourdignon, no? Anche se poi si disse che Bourdignon è stato escluso perché non aveva accettato di aderire alla massoneria, così come avevano fatto Ciardi, Tito ed altri pittori del momento. Sicuramente la massoneria, che era poi avevano un forte impegno anticlericale, non poteva essere una scelta giusta per Bourdignon, che rimane legato a questi valori tradizionali religiosi, però inseriti nel sociale, inseriti in un'attualità che credo la sua pittura, tanto quella di genere che quella sacra, abbia ancora adesso, e la mostra, sono convinto che riuscirà a dimostrarlo, anche grazie a questo bel catalogo, che è poi il frutto degli studi fatti per questa mostra, perché è stata anche una mostra di ricerca. Però di queste cose vi parlerà la bravissima Elena Catra, che ha seguito da vicino questa sorta di officina organizzata attorno a Bourdignon, che ha dato, credo, dei frutti che rimarranno nel futuro e che potrebbero essere, secondo me, anche quindi l'avvio per nuove ulteriori ricerche, perché non bisogna mai fermarsi ed andare avanti. Grazie. Grazie professore. Quindi un invito, credo quello del curatore insieme agli altri, a guardare la mostra anche con occhi nuovi, quindi non soltanto una mostra di arte, di pittura, ma forse anche un sentire di una terra e di un'epoca lontana. Passo adesso la parola ad Elena Catra, che vi in un qualche modo aiuterà a capire come è stata strutturata la mostra nelle sue due sedi. Un aiuto anche poi alla visita che seguirà, che ovviamente le condizioni non consentono di avere come visita guidata. Grazie Elena. Grazie, buongiorno a tutti. Innanzitutto io ringrazio tutte le istituzioni che hanno partecipato alla realizzazione di questa mostra, i prestatori privati che hanno concesso le loro opere, i discendenti dell'artista che sono stati molto collaborativi e predisposti per l'iniziativa, e come ha citato il professor Mazzocca, tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di del catalogo, tutti gli autori a partire da Antonella Bellin, Vittorio Paiusco, Isabella Colavizza, la Congregazione Armena e Marco Mondi.
Sapete bene che, come è stato accennato, è stato un periodo molto difficoltoso, sono stati oltre 2 anni di lavoro, ma di un lavoro molto complicato, soprattutto per noi studiosi, in quanto archivi e biblioteche sono state chiuse per moltissimo tempo e lo sono ancora oggi. E quindi ringrazio in particolare i nostri collaboratori che si sono impegnati in tutti i modi possibili per cercare di indagare, di tornare ai documenti e alla bibliografia per ricostruire e rileggere, come ha anticipato il professore, in una nuova luce questo pittore. Come vedete anche in catalogo e in mostra, cerchiamo proprio di ricostruire e di mettere a posto tutti i tasselli, e grazie a queste nuove ricerche è stato possibile ridatare alcune opere, ritornare ai titoli originari voluti da Noè Bordignone e presentati a tutte le mostre internazionali a cui ha partecipato, perché Bordignone, come è stato anticipato, non è solo un pittore del territorio ma è veramente un pittore internazionale, e potete notarlo anche solo sfogliando il catalogo, andando in fondo a corredo del catalogo ci sono gli apparati. Uno di questi è il regesto di tutte le presenze alle mostre di Noè Bordignon, che sono decine e decine, non solo in Europa ma anche fuori, negli altri continenti. Una partecipazione, quindi un successo straordinario. Sia il catalogo, che rimarrà appunto anche a termine della mostra, che in mostra potete seguire tutto il percorso di Noè Bordignon, dalla sua formazione fino alle ultime opere. E cosa è venuto fuori? Grazie agli studi di Antonella Bellin, finalmente si è potuta ricostruire la formazione di Noè Bordignon, una formazione importante e particolare, perché tutto quel successo e tutta quella produzione straordinaria di cui ci parlerà poi il professor Mondi, legata agli itinerari, nasce dalla sua formazione artistica, perché ha avuto un professore particolare, che è questo austriaco Karl Blass, che è l'unico professore dopo tanti anni in accademia che istruisce i suoi studenti nell'arte dell'affresco. E quindi Bordignon la impara, e la prima cosa che fa, uscito e diplomatosi all'Accademia di Belle Arti, è proprio quella di andare ad affrescare il soffitto della parrocchiale di San Zenone. E quindi, quando entrerete in mostra a Casa Giorgione, non troverete opere di Bordignon nella prima sezione, ma tutto quello, il clima culturale che lo attorna, cioè i suoi maestri, i suoi compagni di studio e tutti gli artisti internazionali e delle altre regioni d'Italia che erano presenti a Venezia e che hanno rinnovato l'arte, e che Bordignon ha potuto studiare e vedere lì in laguna prima di partire per Roma. Sapete bene che Bordignon vincerà il premio, la borsa di studio per l'alunnato romano, quindi questi 3 anni di studio pagati per andare a Roma, ma Bordignon quasi fin da subito non potrà seguire i dettami voluti dall'Accademia, cioè quelli di rimanere a Roma per studiare l'antico e i grandi maestri. Perché? Perché a Roma scoppia un'epidemia di colera e Bordignon quindi scappa dalla grande città e si ricovera in campagna, ed è in campagna che realizzerà gran parte dei suoi capolavori, tra cui proprio La mosca cieca, esposto a Roma nel 1874 ma realizzato l'anno precedente, nel 1873. E quell'opera così innovativa sarà scelta dall'equipe dell'Accademia di Belle Arti come opera finale, che doveva sancire il termine dei suoi studi a Roma, quindi del suo alunnato, ed è per questo che l'opera si trova all'interno delle collezioni dell'Accademia, delle gallerie dell'Accademia di Venezia, proprio perché coloro che terminavano questa borsa di studio, la loro opera finale veniva acquisita dallo Stato e quindi entrava a far parte del patrimonio delle gallerie. Nella sezione quindi successiva vedrete proprio il periodo romano di Noè, con la mosca cieca, i suoi ritorni a Roma con varie opere negli anni successivi, perché Noè inizia a tessere amicizie con i grandi protagonisti delle esposizioni romane, e quindi tornerà e farà molto spesso questi viaggi per accompagnare le sue opere alle esposizioni. E in questa sezione
si conclude con Le ragazze che cantano nella valle, un'opera straordinaria del 1878 esposta all'Esposizione Universale di Parigi. Grazie ai discendenti dell'artista in mostra avremo un taccuino inedito che ci racconta in tutte le sue pagine il viaggio che Noè ha fatto in compagnia dell'amico Serafino Ramazzotti da Castelfranco a Parigi con tutti gli schizzi, proprio per accompagnare quest'opera che verrà premiata all'Esposizione Universale. Quindi questo vi fa capire la grandezza di Noè Bourdignon. La seconda sezione invece sarà dedicata alle opere a tema veneziano. Sono dei bellissimi capolavori, degli scorci particolari di Venezia, grazie a dei dettagli particolari che Bourdignon inserisce all'interno di questi dipinti, siamo riusciti a individuare il luogo esatto in cui sono stati realizzati, un piccolo campiello nascosto, il cosiddetto campiello San Marco, dove a 360 gradi Noè Bourdignon, in questa serie di dipinti, ci racconta degli episodi proprio di vita quotidiana veneziana. E altro capolavoro inserito all'interno di questa sezione, che è già stato accennato prima, il famoso Compatrioti di Canova, ambientato nella bellissima Basilica dei Frari a Venezia, dove abbiamo probabilmente proprio due amici di Bourdignon, di Possagno, scesi a Venezia a trovarlo e che in contemplazione di fronte al monumento al grande artista, al grande scultore neoclassico, vengono distratti da queste tre ragazze veneziane bellissime con le quali iniziano ad interagire. La sezione successiva in Casa Giorgione è dedicata invece agli interni popolari e qui vedrete la maestosa Pappa al Fogo in confronto con altre opere del periodo ambientate nella stessa cucina, come Cucina Povera, acquistata, l'unica opera acquistata dallo Stato, dal Ministro della Pubblica Istruzione per i musei italiani e poi donata al Museo d'Arte Contemporanea di Verona. Nella sezione successiva, che ci accompagna verso il termine della mostra, invece, le opere vengono dedicate agli affetti familiari, quindi vedrete delle scene, una scena dolorosa di un quadro maestoso di collezione privata e poi alcune scene divertenti di alcuni bambini. Si va poi a San Zenone, le due mostre si susseguono, non si può vederne una e non vedere l'altra, perché troncherete, non vedrete gran parte della produzione di Bourdignon, perché a San Zenone ci sono tutte le opere ambientate proprio a San Zenone, quindi all'aria aperta, con tutti i temi che abbiamo visto prima, gli emigranti, le contadine, la vita dei campi e tutta la maestosa sezione dedicata alla ritrattistica, che è un altro cavallo di battaglia di Noè Bourdignon, dove si parte dai primi dipinti e lì si capisce tutta l'evoluzione anche in questo genere, dal ritratto ufficiale del re Umberto I ai ritratti dei nobili come il conte Francesco Revedin, che gli ha pagato gli studi, a una pittura che cambia poi nel tempo e si fa sempre più frastagliata. E in questa sezione ci sarà proprio anche un omaggio alla famiglia di Noè Bourdignon, perché abbiamo cercato di ricostruire proprio tutti i volti dei suoi familiari a cui lui era molto legato. A concludere tutta questa esposizione ci sarà l'ultima sezione dedicata al simbolismo e alla pittura un po' divisionista, perché Noè Bourdignon entra in contatto col più grande gallerista e teorico del divisionismo, che lo porterà ad esporre a Londra alla prima grande esposizione di arte contemporanea italiana e cercherà in questo modo anche di aggiornare la sua pittura, e quindi con questo aggiornamento la mostra si conclude. Quindi io vi invito a visitarle entrambe, a prendere il catalogo, a leggerlo, perché ci sono veramente moltissime novità che sono emerse da questi studi e, come accennava il professor Mazzocca, speriamo che siano solo un inizio per nuove indagini, nuovi approfondimenti, magari per una futura mostra. Grazie. Grazie Elena, che così ci hai aiutato a vedere in anteprima la mostra e a coglierne poi i suoi significati quando vi sarà l'occasione di visitarla. Passo ora la parola a Marco Mondi, che è stato più volte citato e che ha curato in particolare gli itinerari. Grazie.
Buongiorno a tutti loro e grazie di essere qui. Io devo ringraziare i curatori della mostra e gli organizzatori di questa straordinaria mostra per avermi affidato il lavoro sugli affreschi. Ora, vi dico subito due cose. La mostra, ci sono due parti di mostra. Una prima metà è quella che noi tutti possiamo e andremo sicuramente a vedere tra Casa Giorgione e Villa Marin Rubelli a San Zenone. L'altra metà di mostra, però, è quella che noi possiamo vedere attraverso gli affreschi in gran parte del nostro territorio, che si concentra in una zona in modo particolare tra Castelfranco, Bassano e Asolo e l'Asolano in genere. Poi si apre, si va oltre Conegliano, si va fino a Sant'Orso, si scende fin ai Padri Ermeni passando per Moniago e per altri paesi. Per cui il territorio veneto, questo filo conduttore delle opere di Bourdignon ci porta a visitare anche tutta una serie di località del nostro territorio veneto. Vi do velocemente alcuni dati, diciamo così, tecnici. Io ho catalogato come singole opere in affresco oltre 120 opere, per eseguite in circa 38 edifici, su oltre 27 località del nostro territorio. Devo dire subito e premettere, per sottolineare l'importanza e il ruolo che ha avuto l'attività di frescante di Bourdignon nel nostro territorio, legato alla nostra cultura e alla fede e alla religione cristiano-cattolica nei nostri luoghi, che di questi 37 edifici in cui Bourdignon lavorò, ben 27 sono edifici religiosi. Cosa vuol dire? Vuol dire che la Chiesa, le autorità ecclesiastiche hanno capito subito, non appena avuto questo esordio strapitoso a San Zenone di Noè Bourdignon giovane con il soffitto e poi con opere come il Giudizio Universale, sono resi conto che era il pittore ideale per portare avanti tutta una serie di idee e di direttive che poi alla fine hanno preso forma con la Rerum Novarum di Leone XIII e anche con il catechismo conservativo di Pio X dopo. C'era l'artista ideale che poteva parlare alla sua gente con questo Vangelo che una volta veniva detto dei poveri, che è l'affresco. In più, Noè Bourdignon aveva avuto un'esperienza straordinaria, io uso il termine, secondo me ci sta, di comunione, di lavoro con prima Don Luigi Sforza, quello che ha costruito e voluto la chiesa di San Zenone, poi con Monsignor Bianchetto, che dal 73 subentra a Don Sforza dopo che questo povero è morto, nella realizzazione di tutto quello che rimaneva delle pitture di Noè Bourdignon nella parrocchiale di San Zenone. E soprattutto nell'ideazione del Giudizio Universale, nell'ideazione dei Lunotti, della sorpresa degli apostoli che sicuramente su commissione di Don Antonio Bianchetto Bourdignon li ha copiati fedelmente, o meglio interpretati da quelli degli apostoli in marmo del primo Settecento, eseguiti quasi tutti su disegno di Carlo Maratta, che si trovano in San Giovanni Laterano a Roma. Per cui c'è stato questo connubio dove, con Monsignor Bianchetto, soprattutto poi nel Giudizio Universale, dove Bourdignon si è reso conto che la pittura in affresco era un affare serio, era un qualcosa, non era il semplice quadro dove è stato straordinario, se pensiamo ad opere come La Pappa al Fuoco, tutti i capolavori, molti dei quali possiamo vedere in mostra. Ma l'affresco era qualcosa che parlava alla sua gente. Lui doveva comunicare quel senso, quella profonda religiosità che lui sentiva da cristiano, cattolico, convinto, dentro di sé. E lui doveva comunicare alla sua gente, al suo popolo. Per questo ha usato anche un linguaggio figurativo che è sempre, si può dire, realistico. E nei soggetti sacri sfiora il simbolismo per entrare invece, semmai, nello spiritualismo. Lui doveva parlare, doveva rassicurare la sua gente in un momento di crisi allucinante. La gente partiva, come negli emigranti si può vedere, per andare via dal nostro territorio. Lui doveva ritornare a rinfondere questa gente di coraggio, di dire andiamo avanti. Nella Pappa al Fuoco, la donna, che è, come l'ha definita Paolo Rizzi, un presepio laico, la donna è uno dei pilastri portanti della famiglia, quella che educa i figli e ci dà da mangiare. Cioè è
tutto coincide con certe direttive della Rerum Novarum e gli viene innato. E poi devo dirvi un'altra cosa, perché si potrebbe andare avanti con mille altre cose, non so, pensiamo al giudizio universale, quando Bourdignon viene appositamente mandato giù a Roma a studiare il giudizio universale di Michelangelo, ma quello che vede non è il giudizio universale che vediamo noi oggi, dei colori scangianti, dei colori proprio quasi l'opposto della pittura veneta, da questi colori di molto chiari, molto, no, il Michelangelo che lui vede del giudizio universale e della Cappella Sistina è il colore, è il Michelangelo sporco dal nero fumo, come noi lo vedevamo 30-40 anni fa, prima dell'attuale restauro, e lo impressiona alla maniera veneta, perché poi quando torna e fa il giudizio universale si sente Michelangelo interpretato da un pittore veneto. E come qualcuno ha detto, questa sua straordinaria potenza espressiva ha quasi il sapore della terra. Lui vuol sempre parlare col suo realismo ai suoi concittadini, ai suoi paesani, perché sono i suoi amici, sono la sua gente, lui è parte di loro. Non è Guglielmo Ciardi che veniva in villeggiatura qua e ritrae da estraneo, da cittadino, il nostro Entonterra. Lui no, lui lo sente, è il suo, come è il nostro, per noi che abitiamo qua. Concludo velocemente dicendo di come sia straordinaria la figura di Noé Bourdignon per il nostro territorio, con questo filo rosso che vediamo negli itinerari, che sono più itinerari, che ci portano proprio a raggiungere varie località. Ieri, per organizzato dall'organizzazione della mostra, scusate il bisticcio di parole, abbiamo fatto con dei giornalisti in pullman il giro di alcuni affreschi partendo da Castelfranco e andando a San Zenone. Beh, mi credete, eravamo tutti là per lavoro, noi come giornalisti, mi credete che un po' alla volta visitando qua, passando per Castello di Godego, passando per Loria, perché qua ci sono gli affreschi di Bourdignon, a Loria ci sono gli affreschi di Bourdignon, se andate a San Zenone ci sono gli affreschi della parrocchiale che dicevamo prima, però poi ci sono anche gli affreschi di Villa Rovero, però poi ci sono anche gli affreschi della Madonna del Monte, e poi siamo andati su alla Madonna del Monte, comunemente detta Chiesetta Rossa da noi, e là, siccome alcuni erano quando è luogo, altri no, sono rimasti sbalorditi, perché a 360 gradi hanno visto il paesaggio che abbiamo attorno, sono rimasti sbalorditi, e da là è iniziato tutto un collegamento, ma si già nella chiesa nella parrocchiare, perché poi il Lunotto con la Speranza, Bourdignon, l'iconografia della figura la prende dalla Pietà di Canova, ma ancora poi c'è quella mano straordinaria di un dannato che è copiata da un'altra scultura di Canova. E tutte, allora abbiamo parlato del Canova quando eravamo su alla Chiesetta Rossa, sì, ma si vede il Tempio di Possagno, no, ma è di là, è qua, e sì, poi c'è anche la Gipsoteca, uno dei musei più straordinari che abbiamo in Veneto. E poi di là c'è Bassano, abbiamo parlato dei Remondini, abbiamo parlato dell'artigianato di Antonio Bondallenove, abbiamo parlato del nostro artigianato, e guardavamo e si vedeva e qua e là, e abbiamo parlato di tutto, di tutte quelle realtà, per non parlare poi, e sembra una cosa blasfema, quando siamo andati a mangiare in uno dei nostri agriturismi, dove sono rimasti a bocca aperta. Bourdignon è anche tutto questo. Noi siamo tornati che non eravamo più via per lavoro, ma eravamo quasi in gita scolastica, inebriati da tutto quello che abbiamo visto di Bourdignon, ma anche delle ricchezze del nostro territorio. Per cui veramente eravamo ubriachi del patrimonio storico, artistico, culturale. Siamo passati ai piedi di Asolo e c'era la fabbrica di Brion Vega, un gioiello dell'architettura industriale contemporanea, moderna, del primo dopo. Un patrimonio, abbiamo parlato dell'imprenditoria veneta, abbiamo veramente toccato tutto. Abbiamo parlato di Napoleone, perché cosa ha fatto Bourdignon? Ha riproposto in maniera contemporanea l'affresco, la storia gloriosa dei nostri affreschi, che si era interrotta con la Rivoluzione francese, dove tutto doveva essere finalizzato a scopi civili. Lui ha detto no, dobbiamo ripartire dai nostri grandiosi artisti del passato, abbiamo parlato di Tiziano, di Tiepolo, eccetera, recuperare quello che, come ha fatto Bourdignon, ha recuperato quei grandi pittori e l'ha portati nella contemporaneità dei suoi tempi, con tutti i problemi, per parlare attraverso il suo linguaggio straordinario di qualità alla sua gente. E no, direi
per tornare a Castelfranco o quante cose qui dicendo passo, tornando a quella citazione da Pietro Bembo del Giorgione, di un quadro dato a Giorgione, che raffigurante i cantori, che si ritorna a Giorgione e a quella sacralità che noi troviamo in un quadro, secondo me, emblematico, simbolo di tutta la mostra, come la Papa al Fuoco, dove Giorgione mette in trono nella pala che abbiamo al Duomo una contadina, una popolana. Lo stesso fa Bourdignon e la stessa sacralità che troviamo nella pala del Giorgione, noi la troviamo anche nella Papa al Fuoco. Vuol dire che Bourdignon sentiva l'arte come un qualcosa di serio, sentiva l'affresco, sentiva la pittura come un qualcosa di serio. Nella sala dove c'è la Papa al Fuoco c'è uno splendido, straordinario dipinto di Alessandro Milesi, con un soggetto analogo. Allora, se uno guarda le opere di Noël Bourdignon, sente un qualcosa di sacrale, di serio. L'altro, per quanto straordinario sia il dipinto, quello di Alessandro Milesi, sembra un qualcosa di più frivolo. Questo è Noël Bourdignon. Questo è un pittore del nostro entroterra, di qualità straordinaria, che può far diventare questi nostri pozzi petroliferi, che sono la cultura, le nostre eccellenze, il vero filo conduttore di una mostra che, ho detto, metà è Casa Giorgione, Villa Rubelli, l'altra metà non si conclude, come accennava anche la dottoressa Garbuio, l'assessore, non si conclude a gennaio, rimarrà sempre aperta, per cui sarà una mostra che sarà sempre visitabile. Ringrazio tutti loro. Infine, quindi siamo alla fine, chiamerei Matteo Melchiorre, il direttore del Museo Casa Giorgione, a darci un saluto. Sì, infatti io non dirò granché, c'è soltanto, mi viene in mente Folengo, che è un altro, Teofilo Folengo, che nel suo latino maccheronico dice semplicemente: chi è nella mia posizione, che sta ultimo, qui sta retro seret portam, cioè chi sta dietro chiude la porta e via. Quindi io vi dico soltanto questo, con alcune indicazioni tecniche relative alla mostra. Adesso di là sarete, come vi è stato già annunciato, divisi in gruppi con degli orari piuttosto ferri che cercheremo di mantenere, e quindi per mantenerli direi che è proprio il caso di partire. E il motivo, come potete immaginare, è quello legato proprio alla pandemia. E soltanto una cosa volevo dire di ordine, anche alla luce dei molti discorsi che ho sentito. Questa mostra ci fa capire in buona parte cosa dovrebbe fare un museo, e cioè tenere presente l'aspetto della ricerca. Un museo è anche un istituto di ricerca, deve fare ricerca, deve sostenere e patrocinare attività di ricerca, e questo per preservare il patrimonio artistico e culturale dagli usi e abusi sconsiderati che comunque se ne possono sempre fare, anche con le migliori intenzioni. E detto questo, io vi invito veramente a passare di là, il Museo Casa Giorgione, a vedere la mostra. Grazie a tutti. Grazie Matteo. Solo un'ultima richiesta, ma perché è dovuta, e credo sia un momento anche di riconoscimento al lavoro che ha visto insieme quasi 15 amministrazioni, tutte insieme. Quindi pregherei, con l'aiuto delle maschere, di salire sul palco i comuni, i rappresentanti, i sindaci e i loro rappresentanti dei vari comuni coinvolti che hanno collaborato all'iniziativa. Li cito e se possono essere accompagnati li ringrazio. Allora, ringrazio ancora la città di Altivole, la città di Asolo, la città di Bassano del Grappa, il comune di Cassola, il comune di Cartigliano, il comune di Castello di Godego, comune di Loria, comune di Maser, il comune di Monfumo, il comune di Riese Pio X e il comune di Rosà. Grazie. Cosa meglio così sia?